schifo. Mouse senza filo, mi commento. Ciao a tutti, amici di Media Shopping. Sto di nuovo tornando dai cinesi, visto che lo scorso episodio vi è piaciuto un casino. Questa volta per andare a comprare ogni singolo mouse presente in tale negozio orientale. Sì. Per un prossimo episodio, mi raccomando, arriviamo alla bellezza di 10.000 mi piace. Sono tanti, sono tantissimi, lo so anch'io. Però se volete vedere me che spendo altri soldi, dovete per forza fare un sacrificio anche voi, quindi mettete like. E anche oggi siamo in un'altra via di Asti e il motivo è molto semplice, perché non è che posso sempre andare nello stesso cinese. Praticamente faccio il tour dei cinesi ad Asti. L'obiettivo di oggi è esattamente lo stesso della scorsa volta, per andare a vedere se i mouse dei cinesi possono essere effettivamente usati per il gaming e se sono buoni, andando ovviamente a spendere poco e cercando di non venire scammati come la scorsa volta. Se vi siete persi lo scorso episodio, andatevelo a recuperare. Il cinese di oggi è il Kevin Store. Io devo andare a cercare la sezione con tutte le cose da gaming. Direi che non sono qua. Dove stanno i mouse? Chissà che ci sono. Mi sono allontanato più del solito e non so dove minca sono. Eccoli qua, signori. No, vabbè, ma c'hanno il mondo. Ma io ci lascio un rene qua. Cioè, raga, guardate quanti dannati mouse sono. Sono tutti mouse. Quanti soldi ho? Soldi, soldi. Non ho tanto. Non vengono tanto però, cioè siamo sempre sui 5, 6, 7, 10 euro, 15 quelli da gaming, 12 questo qua. Oddio, il mouse della Toast Gaming, 15 euro. Ci sono persino mouse da 3,99 euro. Cos'è sto aborto? Secondo me il prossimo episodio sulle cuffie magari possiamo farlo qui, solo per comprare queste. Iniziamo subito, partiamo con questo. Madonna, questo sì che è bello. Questo 13,99 lo prendiamo. Cos'è sto coso? Questo addirittura non ha manco il prezzo, non ha neanche una scatola. Lo prendiamo. Cioè, ma c'hanno una sfilza di mouse da gaming. 3,99 euro. Io non posso prendere ogni singolo mouse da ufficio, perché tanto questo è uguale a questo, che è uguale a questo, che è uguale a questo. 5,99. Preso. Questo rosa è molto sexy. Cos'è sto coso? Ma è microscopico. Prendi. 3,99 euro. Senza neanche pensarci. Questo in un prossimo episodio. 6,99. Questo non è segnato da gaming, però ha i cosini dei led. Lo prendiamo. 3,99. Questo neanche pensarci. Questo qui buttato lì in mezzo senza scatola. Lo prendiamo. Cos'è sto? Un altro mouse da gaming. Preso. Quanti sono esattamente? Ma che cazzo. Andiamo via prima che io diventi povero. Non voglio sapere quanto andrò a spendere. Andiamo a pagare. Later. Ma vi dirò, è andata molto meglio di quanto pensassi. Non vi dico quanto ho speso, ma questo è il risultato. Sono due borse piene di mouse. Provate a indovinare qua sotto nei commenti quanto ho speso. E ora passiamo all'unboxing. Ho letteralmente comprato tipo tutto il reparto di elettronica del Kevin Store. Quanti mouse ho comprato? 16 mouse. E ho speso 116 euro. Una media di 7,25 euro a mouse. È pochissimo. Vediamo se ho fatto dei grandi affari, tipo questo mouse a forma di tartaruga, oppure se... Partiamo da quelli più normali fino ad arrivare a quelli più strani verso fine video. Partirei proprio da questo mouse qui che viene 3,99 euro. Probabilmente costava più la plastica. Oddio mio! Oh Gesù bambino! Raga, guardate! È letteralmente un pezzo di plastica unico, ma quella plastica non cinese. Toccandolo mi sono preso qualche radiazione, domani mi cresce un altro braccio. 3,99 euro per un mouse wireless. Non si accenderà mai. Funziona ovviamente. Almeno questo la USB ce l'ha veramente. Oddio! Funziona davvero! Ma vabbè, ma questo l'ha fatto qualche cinese sotto sfruttamento illegale. Qual era un altro che costava tipo 5 euro? Questo! Anche questo mouse 3,99 euro. A giudicare dal packaging, questo sembra anche abbastanza di qualità. E wireless pure questo. Ma veramente qua è costato più il packaging che il mouse. Come dire? Mamma mia, che schifo! Almeno un po' più solido dell'altro, della serie, che questo vi può durare massimo 4 giorni. Questo neanche 2. C'è pure il porta USB! Batteria! Funziona anche lui! Abbiamo qualche problema. Oh, non è vero, funziona! Due mouse su due che funzionano. Non ci credo! Vediamo adesso questo mouse qui, che non ricordo quanto l'ho pagato, però è bello rosa. Madonna, sti pacchettini di me. Cos'è sto filo? Questo sì che è un mouse veramente stiloso. Mouse rosa e bianco delle Barbie. Non so il prezzo perché non lo so. Ma questo veramente è il mouse che davano con la Barbie. L'hanno fatta una Barbie gamer. Oddio, ragazzi. Che schifo.
Raga, guardate il sensore. Il mouse almeno funziona. Ci sta la luce del sensore sotto che passa attraverso sto micro millimetro di plastica. Eppure da gaming, perché ha pure i LED RGB. Ah, ma è ronco. Prossimo mouse è uguale, identico a questo mouse, solamente che ha il filo. Ma perché fate sti pacchetti? Ma usate le scatole. Cazzo, le hanno inventate le scatole, gli alberi ce ne sono, usiamo gli alberi. È terribile. Ma che è sto schifo? È uguale a questo, solo che costa 10 euro al cavo. Non ha peso. Il top sono i gommini per scivolare finti. Vediamo se funziona. Ah, Gesù. Anche questo, ragazzi, ha il LED RGB. Voi non vedete, ma di fianco a me si sta creando un cimitero di mouse. Questo mouse qui io non so manco quanto io l'abbia pagato. Non lo saprà neanche la cassiera. Il fatto che ci sono sopra tracce di manate, di sporcizia. Questo che cazzo è una merda. Se dopo questo video non ne farò più è perché sono ricoverato in ospedale. Mi sta venendo questa crisi potente. No, bellissimo. Dovrebbe appunto anche avere i LED RGB. Perché c'è appunto la zona dove dovrebbe esserci LED. Beh, c'è da dire che questo almeno è decente. No, non ha i tasti laterali. No. Oh, vabbè, la rotellina. Ma che è la marmitta di un motorino? Ci sta il LED del sensore rosso che si mischia con quello del mouse blu. Almeno funziona e penso sia uno dei mouse migliori che ho usato finora. Mouse di precisione ergonomico. È la copia tarocca del mouse Trust. È uguale, identico. C'ha pure le due viti. No, vabbè, sono dei geni. Hanno copiato un mouse di merda, ma l'hanno fatto ancora peggio. Wow. Della Euroblu. Ma che marca è Euroblu? Cioè, io non li so i prezzi, perché sullo scontrino c'è sempre scritto mouse ottico elettronica. Mouse senza filo, amico mio. Io ho comprato mouse senza filo. Ragazzo, tuo amico ha sburato. Oddio mio. Funziona e su questo non gli possiamo dire niente. Non si sa però per quanto potrebbe funzionare. Io voglio vedere adesso questo mouse senza filo. Scusate un attimo, devo leggervi le caratteristiche perché meritano. Precisione dell'ottica 3500 fps. Ha messo la maiuscola per ogni cosa completamente a caso. Il mouse ad alta prestazione adattandosi all'ambiente di gioco, disse Giovanni Leopardi. Con questo mouse niente e nessuno ti fermerà. Qui ci va il test da gaming. Fammi vedere me come ho questo mouse senza filo che non si apre un cazzo. È tipo microscopico, ma soprattutto non ha peso. Cioè, le batterie vanno letteralmente messe dentro il mouse. Ci vanno due mini stilo. Non c'è problema, io posso provare a spanare, però non so quanto convenga. Ma devo prenderlo con due ditine. Oddio. Ora devo provarlo nel gaming. Non drifta neanche, funziona bene. Hanno ragione a dire che è il mio compagno numero uno. Sì sì. Già che ci sono provo anche sta cacata qua. Oh, drifta pure questo. Beh, raga, come voi vi girate questo drifta? Guardate che roba. Questo mouse è un mouse da gaming che è costato la bellezza di 3,99 euro. Ho seriamente paura. Lo stesso identico spiccicato mouse, solo che qui c'è scritto R8, qui c'è scritto Euro Blu. Hanno copiato tutte e due la Trust facendo due mouse di merda. Ma è geniale. È uguale all'altro, se non peggio, perché questi LED si vedono ancora meno. Drift anche questo. No, questo non gira proprio. Ora quest'altro della stessa marca, ma dal prezzo di 6,99 euro. È wireless. Oh, nice. Non fa tanto schifo come quest'altro. Come qualità questo qui? Guardate che ci sta un casino. È tipo scarico, è morto o... Oddio mio, che merda. Amare queste cose dei LED sarebbe un insulto. Almeno questo qui sembrerebbe andare. Abbiamo qualche piccolo problema o funzioni? Diciamo che fa un po' quello che gli pare. Come mouse da gaming ora resta questa trilogia di mouse. Abbiamo i mouse migliori di tutti. Questi sono flauti? Meraviglioso. No, vabbè, raga, sento già un odore. No, ma sapete che è pure bello? È bello. È bello solido, ma soprattutto ha una bella qualità costruttiva. Diciamo che ho visto LED migliori. Non buona. Ma questo è un vero mouse da gaming. Posso anche farci scala muro. Muro, scala, muro, scala. Va, 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 che roba. Raga, ma questo funziona pure bene. Wow. Ora abbiamo questo mouse della stessa identica marca che aveva fatto il kit mouse e tastiera dell'S lunga. Andatevi a recuperare anche quel video.
Oh, finalmente un mouse da gaming con una forma che non ho mai visto prima. Dimmi che almeno questo i LED ce li ha decenti. No, vabbè, ragazzi, no, non è possibile. Sono quasi fatti bene i LED. Sembrerebbe andare, c'è da dire che non drift anche questo. No, ma questo drift è un casino. Cioè, guardate, io mi stoppo, lui continua a girare per mezz'ora. Io non vedevo l'ora di aprire questo. Questo mouse della Trust non l'ho mai visto. No, meraviglioso. Il vero, unico, inimitabile mouse della Trust Gaming. E se io ve lo faccio vedere così si mischia col green screen. Oddio. No, vabbè, raga, ma è bellissimo. Penso sia il mouse della Trust più bello che io abbia mai visto. Funziona pure. Non drifta pure il mouse della Trust. Ma adesso siamo ai pezzi veramente forti. Abbiamo questo mouse verticale da 4,99€ con tanto di tastini laterali e LED RGB. Ho appena notato che c'è anche un tasto tipo qui. È mezzo sprofondato col coso. Questi sono i grandi LED RGB. Raga, funziona! Posso andare a farci scala e muro. Questo per 5€ è un best buy. Cioè, ma te ne rendi conto? Ma questo è il mouse da trapper con tutti i diamanti qui. È il mouse più bello che io abbia mai visto. Ma questo è filo interdentale, non è un cavo. Se si accende è un miracolo. No, vabbè. C'ha pure un LED RGB tutto messo male, storto, brutto. Raga, ma non funziona. 2 seconds later. Ma no, non è che funziona. Dovete tutte le volte che volete premere il tasto sinistro dargli una botta fortissimo. C'è da dire che almeno questo non... Lasciamo perdere, grazie. Ora abbiamo pezzo forte. Adesso l'ultimo mouse di questo enorme unboxing. Abbiamo qui, signori, questo mouse tartaruga tutto lercio. È letteralmente tutto sporchissimo. Perché tipo sta superficie qui è appiccicosa. Cioè, guardate, resta attaccato alla mano. E quindi sopra è tipo tutto sporco, fa schifo. E lezzo. Come design a mani basse, questo è il mouse più bello che abbiamo visto questo. Posso appiccicarlo alle cose. Allora. Ti guarda. Anche il cavo è appiccicoso. Eppure RGB, perché anche questo c'ha il LED del sensore che si vedono attraverso la plastica. Pure il sotto è appiccicoso, quindi non si muove. Resta attaccato al coso. No, ma questo è su un altro livello. Dovete avere dei muscoli come il Giga Chad per smuoverlo. Cioè, se premete troppo forte, questo non si muove più. Questo non è che drifta, proprio non riuscite manco a muoverlo perché si incolla. Io mi incazzo e faccio... E uno... E due... Per il prossimo episodio di questa serie mi raccomando quindi 10.000 like. E soprattutto fatemi sapere nei commenti se devo andare a farlo con le cuffie, con i tappetini, con cosa devo farlo. Iscrivetevi al canale per vedere altre cagate simili. E detto questo, signori, come sempre aggiungerei nient'altro. E noi ci becchiamo come al solito ad un prossimo video. Ciao ragazzi.